mezzo al grano, così. Perché ci si trova sempre nel grano qualche seme vecchio, no? E quindi le abbiamo raccolte. Viene chiamato in dialetto iurmano, germano. È un grano che insomma veniva utilizzato soprattutto la spiga. Per pulire i forni. Per pulire i forni. Quindi grano su grano, non si toccava con altro. No, ma qualcuno lo semina, non ha fatto gli scherzi, questo qua lo semina l'angolo. Sì, lo semina Peppe del Centauro. No, ma pure l'Alfano, qualcuno lo semina. Però si trova nei campi, diciamo. Lui irmano. E quindi niente, mo tutte queste varietà. Oggi andremo a seminare la Biblioteca del Grano, la seminerete pure voi. Noi vorremmo fare in modo che per il palio dell'anno prossimo ci sia una partecipazione dei ragazzi e delle ragazze all'interno del palio, quindi sia nella mietitura che nella irmitatura. Che è la irmitatura? Ah, ne dici femmina, aspetta. Che c'è una divisione, il mondo contadino, c'è una divisione dei ruoli forti, il maschio fa il maschio, la femmina fa la femmina, nel lavoro. Forse pure nella vita, così. Chi è Ghermetà? Se l'uomo non mette, no? L'uomo non faceva la mietitura. La femmina è Ghermetà, che fa? Raccoglie? E la si stacca. E la? E la? La tocca. La lega. Con la murra. Raccolgono una bella fascina di grano, la mettono lì in bilo, tirano il grano più alto, la fanno un mazzo che si chiama morra, dopo quel mazzo legano la gregna, la fascina. Quindi questo dovrebbero fare le donne e gli uomini invece meno. Vabbè, quindi mo Giancarlo vi racconta queste cose, noi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare.